L'acqua sta per tornare a Damasco. I tecnici sono riusciti a riparare l'acquedotto di Wadi Barada che era stato danneggiato nel corso del conflitto, il regime dandone la colpa ai jihadisti e questi ultimi all'esercito di Assad. Il governatore della città, Ala Ibrahim, dice: ci accamperemo qui, resteremo giorno e notte, così ci assicureremo che l'acqua continuerà a scorrere. Se Dio lo vuole, l'acqua corrente tornerà nelle case entro poche ore. La popolazione della capitale siriana è rimasta per settimane con i rubinetti a secco, potendo contare solo sulla distribuzione di bottiglie da parte delle autorità. A Wadi Barada il cessate il fuoco non aveva mai funzionato fino all'accordo di sabato che ha consentito anche la partenza di alcuni combattenti jihadisti e delle loro famiglie.